Potere della mente per me è uno degli argomenti più affascinanti per quanto riguarda il benessere. Solitamente viene poco usato perché la gente rimane scettica al riguardo. Cerchiamo allora di capirne insieme le vere potenzialità. Iniziamo con un piccolo esperimento insieme. Chiudete gli occhi. Immaginate un limone. Immaginatelo nella vostra mano. Sentite nel peso. Concentratevi sul colore. Ora avvicinatelo alla bocca e dategli un bel morso. Ok, potete riaprire gli occhi. Cosa avete provato in questo momento? Il vostro cervello, anche se in modo meno intenso, però ha ricreato gli stessi impulsi di un vero morso al limone. Un altro esempio che potremmo fare del potere della mente sul nostro corpo sono le immagini televisive. Capita a molta gente di provare come un senso di nausea quando in televisione vede delle immagini disgustose, come se fossero presenti anche loro in quel momento, in quel luogo, tanto da sentirne quasi l'odore. E poi, come non parlare dell'effetto placebo? Io trovo assurdo che questo effetto sia sempre minimizzato. Mi spiego meglio, vi faccio un esempio. Vi sarà sicuramente capitato di partecipare, o almeno di sentire una conversazione del tipo: "Hai visto Paolo? È convinto di essere guarito da quella cosa usando quel rimedio." Ma secondo me si tratta solo di effetto placebo. Non so se riuscite a capire l'assurdità di questa frase. Per me la frase giusta, più corretta, dovrebbe essere: "Hai visto Paolo? Ha preso quel rimedio che è soltanto acqua fresca, però è riuscito a guarire lo stesso grazie al potere della sua mente. Tutto ciò è veramente incredibile." Siete d'accordo anche voi che la frase detta in questo modo cambi la percezione di quello che è successo? Va detto poi che nel mondo casi simili ne succedono tutti i giorni. Ovviamente non voglio che passi il concetto che il potere della mente può curare qualsiasi cosa, però se noi sapessimo usarlo bene, potremmo avere un aiuto importante in qualsiasi problematica che andremo ad affrontare durante la vita. Quindi facciamo un'ultima considerazione insieme. Immaginiamo cosa potrebbe cambiare nella nostra vita se potessimo utilizzare a nostro piacimento e quotidianamente l'effetto placebo.